Finisce 3-1 per gli ospiti della Fidelis Andrea, la quarta sfida amichevole di questo precampionato disputata ieri pomeriggio contro l'Unione Calcio Bicellia allo stadio di Lido. Gara con una grande intensità soprattutto nella prima parte di match per circa un'ora di gioco, intensità poi diminuita nel finale anche per i tanti cambi effettuati dai due tecnici sempre il 3-4-2-1 quello scelto da Luigi Panarelli per la sua Fidelis che continua a plasmare giorno dopo giorno il suo modulo con attacco affidato a Cristaldi e dalle sue spalle la vivacità di Minincleri e Prinari la Cassia classe 2002 subito in campo in difesa a destra Busetto nuovamente impiegato come terzo invece di sinistra per Luca Rumma. Un 4-3-3 con Benedetti Lorusso e Cicerello in avanti e l'esperienza di Di Giorgio dietro e Zingrillo nel cuore del centrocampo. Gara subito viva e Fidelis, meglio nella prima parte con Cristaldi per ben due volte, ma poi anche Prinari e Bolognese a sfiorare il vantaggio nei primi dieci minuti con le buone risposte di Di Bari. Poi la reazione dell'Unione Calcio Bisceglie, affidata ai piedi di Ciceretto prima. E Zinetti poi a metà tempo. I gol Fidelis arrivano però nel finale di prima frazione. Al trentanovesimo, è l'ottimo inserimento di testa di Minincleri su calcio d'angolo battuto da Prinari a sbloccare il risultato. Allo scadere invece Cristaldi ha ad da domesticare un buon pallone proveniente da destra da Zingaro e a battere Di Bari per il raddoppio. Nella ripresa girandola di Cambi con l'esordio subito di Petrarca tra i pali della Fidelissandria, sfiora il Tris Manzo in apertura mentre Minacori in campo da pochi minuti per Prinari sigla il 3-0 dopo una bella azione personale. Comperchio entrato da poco, batte invece l'estremo difensore andriese al ventitreesimo per l'Unione Calcio Biceglie e fissa il risultato sul 3-1. Finale a TIFF prima ed Adusa Dusa poi. Sfiorano il poker nella finale di seconda frazione. Buone indicazioni per entrambi i tecnici nel test amichevole, ad ormai oltre 20 giorni dall'inizio della preparazione precampionato.